Eder. Mech. Pallister. Ho sentito che Emanuela e Giuliano avevano problemi e che non avevano più rapporti sessuali, addirittura da quando è nata la figlia. Lei avrebbe voluto, ma lui trovava sempre una scusa per non starci. Quando ho ascoltato questa cosa dalla mia camera, ho pensato: sono sposato, ma sono un maschio e ne posso approfittare. Per questo ho iniziato a provarci con Emanuela. Lei inizialmente accettava la situazione, ma aveva paura. Voleva che ci mettessimo insieme, ma non voleva una relazione clandestina. Io ho insistito perché a me interessava esclusivamente il sesso. Sapendo che il marito la trattava male, non andava insieme a letto, chiunque poteva approfittarne. Poi una volta Emanuela mi ha raccontato i dettagli delle litigate col marito e del comportamento di Pierina. Io l'ho abbracciata e siccome era rilassata le ho fatto chiudere gli occhi e l'ho baciata. Lei non ha detto nulla, era il 4 febbraio del 2023. Dopo quel bacio è iniziata la nostra relazione sessuale, ci vedevamo in garage o anche nelle rampe delle scale del palazzo, consumavamo dei rapporti sessuali tra il piano meno uno e il piano zero, tanto era mattina presto e non passava nessuno. Luisa e Emanuela qui ci confermano di sapere che dal punto in cui verrà uccisa Pierina in certi orari non passa nessuno. Oppure lei diceva a sua figlia che andava a vedere l'alba, facevamo le nostre cose, ci vedevamo in fretta e tornavamo a casa. Per me ogni occasione era buona per tenerla tranquilla e continuare a fare sesso. I nostri posti erano un campo privato, il parcheggio di una discoteca, il fiume e anche la casa di una signora di cui Emanuela aveva le chiavi. A lei non ho mai detto che mi interessava solo il sesso, per tenerla tranquilla le dicevo cose che la facevano sperare, ipotizzando che un giorno si sarebbe stancata da sola. Ma io comunque avrei continuato a fare sesso nel frattempo. Lei però diceva che con me sarebbe scappata in qualunque posto, diceva che non aveva mai avuto niente di così importante come me, sia prima che dopo l'omicidio. Anche il giorno in cui è morta Pierina mi ha detto così. Dopo la morte di Pierina io e Emanuela abbiamo fatto sesso due volte. La prima è stata a novembre del 2023 nella rampa di scale vicino allo stanzino dove è stata trovata morta Pierina. Poi quando è andata via di casa con la figlia, Natale mi cercava sempre e mi faceva stalking. Mi cercava via social, ma io non ho mai risposto e non sono mai andato agli appuntamenti che mi dava. La seconda volta in cui abbiamo fatto sesso è stata in una discoteca chiusa vicino a casa. Quella volta Emanuela mi ha proposto di scappare via, ma io le ho detto sempre di no. Siccome era dopo il suo compleanno, che è il 14 febbraio, ho ceduto e ho fatto sesso con lei come se fosse un regalo. Ricordo che lei è venuta sotto casa dicendo che voleva parlarmi. Io per farla stare buona ho deciso di starci, anche perché all'epoca temevo che volesse incastrarmi. Emanuela aveva preso i miei vestiti il giorno dell'incidente. Io ero andato a casa sua proprio la sera in cui è stata uccisa Pierina. Abbiamo bevuto del vino e lei aveva preso la felpa della figlia che avevo indossato e che ancora non avevo lavato. All'inizio del 2024 ho mandato un vocale a Emanuela in cui le spiegavo che lei non mi sembrava normale e che la nostra relazione era finita. Comunque, prima di mandarle questo messaggio, ho voluto incontrarla in garage di persona. Lei mi ha detto che a suo parere volevano incastrarmi, si riferiva a Valeria. Ho pensato che me l'abbia detto perché voleva che mi spaventassi e che scappassi con lei. Emanuela mi ha anche detto di stare attento e di non farmi convincere a dire cose contro di lei, dietro costrizione di Valeria. Ricordo che Emanuela mi ha detto proprio così, che mia moglie voleva incastrarmi, temeva anche che io dicessi qualcosa contro di lei. Loris, quindi c'è un collegamento tra la morte di Pierina e l'incidente di Giuliano? Allora, all'inizio secondo me c'era, tanto che io feci due chiacchiere approfondite con Barzan quando ci siamo conosciuti, dicendo che io volevo portare attenzione anche all'incidente di mio cognato. Però, come ho detto altre volte, anche meno recentemente, siamo ad un punto che la mia fantasia è finita. Non so più a cosa credere, se è allacciato l'incidente di Giuliano o meno. Valeria e lui saranno dalle parti di Via Coriano quando avviene l'incidente, ma anche tu e Emanuela sostanzialmente siete arrivati lì molto presto. Questo qui purtroppo è un dato di fatto, perché la mattina che ci hanno telefonato, che mia sorella era con me, quando siamo venuti qua, io ho visto lui salire dai garage in tenuta sportiva, erano qua e non c'ero solo io. C'era mia nipote. Dubbi sulla dinamica dell'incidente a Giuliano? Sì, sospetti veri e propri non ne avevo, ma quando io ho tirato fuori questa cosa... Questi sospetti a chi sono stati palesati? Li ho manifestati e in pubblico davanti ai medici e davanti alla famiglia di mio marito e valutando insieme. Allora potrebbe essere questo? Chiedevamo al medico. Potrebbe essere successo questo? E ci esponevano, no, perché questo il risultato è che ha un... è da impatto a forte velocità. E allora potrebbe essere che lui si è messo giù, magari a cambiare la catena della bicicletta, che uno gli abbia fatto uno sbriscio. Lui l'ha mandato a quel paese, insomma, ha fatto... non era neanche uno che un attaccabrighe, però che gli abbia detto ma va a far bagno, cioè... e questo abbia fermato la macchina, avendo qualcosa in macchina, l'abbia freddato così, cioè abbia... cioè un pazzo, non so chi, quello era il mio sospetto, quello era il mio dubbio, quello, assolutamente quello. Quindi il dubbio è che sia andata proprio come dice il nuovo testimone, Giuliano, che scende e poi viene colpito in seguito.
Ah, non lo so se lui scende dalla bicicletta. Se questo qui scende, gli va incontro e... Non ho mai avuto altri sospetti. Ti ricordano di testimoniare dopo un anno. Poi sembrerebbe che già è stata smentita dagli investigatori. Si tratterebbe verosimilmente di due mitomani. L'incidente di Giuliano dal 7 maggio. Oggi ne abbiamo 24 ottobre. Insomma, è passato un anno e mezzo dall'incidente di Giuliano. E se loro effettivamente avrebbero visto con i propri occhi l'incidente, potrebbero incorrere in un reato come l'omissione di soccorso, se erano sul luogo e non hanno chiamato né i soccorsi e non si sono avvicinati alla vittima. Quindi se una persona che vede un incidente vede un conducente sano scendere a prestare soccorso alla vittima, non si può parlare di omissione di soccorso, perché è già presente sul luogo una persona che sta operando. È tutto inverosimile, quindi non corrispondente al vero, perché tra l'altro nella testimonianza al giornalista si evince che dice sì, è una persona calva, poi aveva un cappello, aveva qualcosa, quindi se aveva un cappello non poteva essere calvo perché era coperta, appunto. Ci sono tanti millantatori in questo caso, quindi sempre sostenuto la colleganza tra due eventi. Siamo stati i primi a parlare di una colleganza perché erano due eventi strettamente anche successivi l'uno all'altro, quindi, e c'era anche una ferocia sia nell'incidente di Giuliano, che poi di incidente non si tratta, perché ricordiamo che il dottor Paci finalmente ha deciso di riversare nel fascicolo dell'omicidio di Pierina Paganelli, anche ai fini solo documentali, il fascicolo dell'incidente di Giuliano. Quindi sembrerebbe che gli avvocati di Giuliano hanno proposto opposizione a richiesta di archiviazione, quindi vediamo se ci saranno delle novità nei prossimi giorni. Manuela chiede alla polizia stradale se ha controllato il 7 maggio mattina, quando avviene l'incidente di Giuliano, se qualcuno per caso fosse uscito dal villaggio di San Martino dove abitava Pierina. Sì, no, il motivo è questo, che cercano una persona che possa aver fatto a questo punto questa... Cercavano, perché si parla di quella volta, e io mi dicevo le telecamere, ce n'è una laggiù e una lassù, e ho detto ma una persona che voleva fare questa cosa, se... Perché continuavano a dire, anche la polizia, magari è una persona allora che gliel'ha fatto apposta? Ci sono talmente tante viuzze attorno al nostro villaggio, che se una persona usciva dal nostro villaggio, usciva da una viuzza di fronte, non sarebbe mai stata ripresa fra due telecamere. E questo perché loro mi parlavano di 5 mezzi che erano passati nel frattempo da una telecamera a un'altra. E io ho detto, ma se non sono passati tra una telecamera e un'altra, o se era una persona a piedi? Avevano le telecamere? Cariche, che si vedevano, no, io sono andata dove qualcuno che è uscito dal villaggio San Martino può aver fatto male a mio marito. Insomma, sospettavi di Luis? No. Il 7 maggio, come hai saputo dell'incidente di Giuliano? Perché sul balcone ho visto le macchine della polizia alle 8:30. Luis era appena sceso per andare a correre ed ha visto i poliziotti che parlavano con Manuela che piangeva. Ho visto solo la polizia e poi Luis mi ha raccontato quando è tornato a casa. Io dal mio balcone non vedevo le persone, ma solo la polizia. Luis è tornato a casa e mi ha detto: sai che hanno investito Giuliano? Io all'inizio non avevo capito e poi mi ha chiarito che era il marito di Manuela e mi ha detto che Manuela piangeva e era da parte, che lui non era voluto andare a chiedere a Manuela e per delicatezza aveva chiesto. Luis mi ha detto che lei aveva detto che il babbo aveva avuto un incidente e fine. Ricordi invece cosa faceva Luis la mattina nei minuti del ritrovamento del corpo di Pierina? Sì, e parlava con la polizia. E Manuela si è allontanata? Sì, perché quel giorno lì io non ho chiesto niente. Nei giorni successivi, quando le ho chiesto le notizie, lei mi aveva detto che non era neanche a casa e che era da suo fratello, che l'aveva chiamata la polizia. Non sono certa della chiamata, ma di sicuro mi ha detto che era fuori dal fratello. La cosa ti ha sorpreso? No, perché non ho collegato le due cose. Per me lei poteva essere solo uscita. Io avevo notato che lei non c'era da qualche giorno a casa, perché l'avevo vista abbracciata alla figlia qualche giorno prima. Questa cosa era accaduta prima dell'incidente? Sì, attorno a qualche giorno prima del 25 aprile, forse. Barzan, come mai oggi gli inquirenti hanno avuto tutta questa voglia di ascoltare Loris?
alcune situazioni in merito verosimilmente all'incidente di Giuliano Saponi e quindi alla mattina del 7 maggio del 2023. Dove era Loris la mattina dell'incidente? Loris era in casa unitamente a Manuela, in casa sua Riccione per intenderci, è arrivata la chiamata della minore che avvisava la mamma che purtroppo vi era la polizia sotto casa, quindi chiedeva alla mamma istruzioni su come comportarsi. Quindi arrivavano prima Manuela e subito dopo Loris con la sua autovettura e Loris ha dichiarato a SIP che vedeva da Silva uscire dai garage di via del Ciclamino con un abbigliamento da corsa. Quindi questa ricostruzione anche di Loris Bianchi andrebbe a smentire quell'alibi che più volte la signora Bartolucci ha fornito al marito, dicendo che, se ci ricordiamo, ha detto in più interviste che si trovava ecco, ad un funerale a Pesaro da alcuni parenti. Prima dell'incidente di Giuliano, quali erano i rapporti tra te e Manuela? Ah, tra me e la Manuela. Ok, è una cosa che serve? Certo che serve. Ok, ma può uscire fuori che va a rovinare famiglia o qualcosa, perché non era... Beh, questi verbali sono secretati. Ok, per dire la verità, avevamo una relazione, io e Manu. Quanti anni fa? No, non è anni fa, è poco, è aprile. Era verso aprile, sì, poco tempo. Non c'era una cosa molto sincera, perché è vero che poteva essere serio, ognuno poteva arrivare oltre. È un qualcosa che non poteva crescere. Giuliano stava per tornare a casa. Cosa sarebbe accaduto a quel punto tra lui e Manuela? Quello lo faranno loro nella loro famiglia. Finché c'era qualche problema, e loro problema, diceva che non sa cosa fare. Però non vuole più andare via. Non vuole più andare via, perché prima volta che è andata via dopo è stato un casino, perché dopo che sia lei... Lei si è sentita che ha abbandonato sua figlia, perché dice che tutta la sua vita è la figlia che è più importante. Non è mai stato messo in dubbio l'incidente del 2 ottobre di Luis in moto con un automobilista nei pressi di Sant'Arcangelo di Romagna, che è una cittadina vicino Riccione. Veramente vicino San Marino. L'incidente è andato anche, voglio dire, c'è deperto del pronto soccorso, quindi vale fino a querela di falso. L'incidente c'è stato, quindi non è assolutamente mai stato messo in dubbio dagli investigatori. Però. Sei una persona meravigliosa, altrimenti non sarei qui a disperarmi per te. Tutti abbiamo una scelta nella vita. Purtroppo, per me, la nostra non è stata la stessa. E anche se credo di essere tanto sensibile, la capisco solo in parte. Forse non so tutto di voi. E comunque voglio bene a Valeria, ma a te ti amo con tutta me stessa e non riesco ad accettare la verità. Mi fa male da morire. Ho sperato che un giorno mi avresti portato via con te. Credimi, ci ho creduto e desiderato così tanto. Non si può amare così tanto una persona, starci così bene ed essere disposti a rinunciarci e lasciarla combattere da solo tutto questo, militare o no. Mi ami così tanto? Vieni, mi salvi da tutta questa sofferenza e mi porti via. Il garage lo lascio aperto nei prossimi giorni. Dicono che nella vita ho sempre fatto quello che volevo fare. Ora vorrei che tu usassi i soldi che ti ho lasciato in custodia. Se ne hai necessità per la moto, se e quando ne avrò bisogno, te li chiederò. Mi farebbe piacere e il casco vorrei regalartelo io. Sia che lo scegli da solo o insieme, almeno tu tieni in considerazione quello che desidero. E penso, sono consapevole che per motivi tuoi puoi dirmi anche di no, sono serena. Ciao, ora ho preso 50 gocce di... ho chiamato i miei cognati e parlo con loro stasera. Poi, un passo alla volta, non so come, domani... Immagino di cosa stai vivendo. E mi dispiace, sinceramente, mi sono incastrato. Scelgo 100 volte te. Tutte quelle gocce sono troppe, ti fanno male. Sono i tuoi cognati che ti vogliono parlare o sei tu che ci vuoi parlare. Hey. Sì. Stai bene? Sono viva, ma sono così ferita, delusa, ho il cuore in frantumi. Come potrei? Mi manca un pezzo di me.
ho il cuore che sanguina, come potrei stare bene? Lo so, ma è la parola che mi è venuta. Ero preoccupato per tutte quelle gocce. Immagino come casa. Sono a pezzi. Per me quella persona eri tu. Ho creduto che eri tu. E vorrei solo fossi tu. Sono stessa persona che conoscevi. Non meriti tutto questo schifo della vita. Dimmi tu chi e cosa mi merito che sai di essere. L'unica cosa che chiederei alla vita. Era l'interrogatorio, l'unico interrogatorio, quindi tant'è che non è stato creduto, perché in quell'interrogatorio stesso Luis omette di indicare al magistrato che effettivamente ha confermato che alle 19.45 lui rientrava presso l'abitazione insieme alla moglie, invece quindi ha omesso di dire che passava da due telecamere, quindi quella delle 19.20 e quella delle, verosimilmente quella delle 22.16. Ecco. Mio marito oggi mi ha scritto, vediamo adesso quanto sarai felice con lui. Parlavo di te. Avrei voluto dirgli immensamente, sono distrutta come donna e come essere umano. Lui mi ha preparato da sempre ad essere infelice e triste, ma tu proprio no, non mi sembra possibile che questo stia succedendo a me. Tu sei il mio Luis, tu non puoi permetterlo, sei il mio supereroe, il mio principe in tutto. Non voglio parlare di lui, ma io quello che ho cercato sempre di fare è di renderti felice e libera dai mostri. Non so cosa fare. Ti ho parlato di lui perché mi hai tirato un colpo basso al quale non ho potuto rispondere. Hai già detto non puoi fare niente e niente farai. Stava parlando con una persona di soldi. Di cosa aspetterebbe alla Manuela se si separasse da Giuliano. Chiedeva e diceva che adesso, se si fosse arrivati ad una rottura definitiva, cosa che gli si auspicava, casa. La Piera fa riferimento ad un presunto amante della Manuela. Ho sentito che in quella telefonata lì stava parlando con una persona di soldi. Di cosa aspetterebbe alla Manuela se si separasse da Giuliano. Chiedeva e diceva che adesso, se si fosse arrivati ad una rottura definitiva, cosa che gli si auspicava, perché diceva, qui lui ha la testa piena di lei, lei secondo me non lo ama più come prima, o non lo ama più. Qualcosa del genere. E io gliel'ho detto a Giuliano, lasciala andare, perché vuoi stare per forza con lei? Se non ti ama più, rifatti una vita. Lei se ne andrà in affitto come suo babbo e suo fratello e tu rimani qui, nella tua casa. La Piera fa riferimento ad un presunto amante della Manuela, dicendo che lei non li ha mai visti assieme, che a Giuliano questa persona non piace, ma che che è un'altra testimone che abita lì nel villaggio San Martino, ne parla tanto bene, sia di lui che della figlia non sono stati fatti nomi. Queste parole ha detto sia lui che la figlia. Loris, anche stavolta te la sei cavata. Cosa ti hanno chiesto oggi? Ne parliamo tra qualche giorno. Cosa ti hanno chiesto oggi? Sensazioni su tante cose. Però non le voglio dire, sono cose mie, sensazioni mie. Gli inquirenti stamattina sono venuti quindi a casa tua a cercarti? Sì, sono venuti a suonare proprio per evitare il caos mediatico. E poi il caos mediatico comunque c'è lo stesso, purtroppo. Cosa ti hanno chiesto oggi? Ne parliamo nei prossimi giorni. Di sensazioni. Non è stata neanche una fit per intendere. Sì, certo. Ma io sto tanto bene che devo fare la fuga da voi, perché altro... Ti hanno tenuto una mattinata? No, una mattinata... Due ore, tre ore. Volevano vedere le cose dall'ultima volta siamo adesso. Lì. Semplicemente siamo stati tra virgolette insieme, poi sono venuti a trovarmi due agenti della mobile col quale ero molto legato. E più che altro mi hanno fatto compagnia, perché altrimenti avrei dovuto solo aspettare 4 ore seduto. Io mi sento tranquillo, la problematica è solamente che a volte devi perdere tempo per queste cose qui, ma fa parte comunque del dare una disponibilità alle forze dell'ordine. Pensavi che ti potessero richiamare? Sì, aspettavo un pezzo. Però non è stata una sit, invece mi aspettavo una sit. Abbiamo parlato di mie sensazioni. No. Sono venuti a prendere due agenti con i quali sono legato, li ho fatti vedere i coniglietti. Io ero anche influenzato, siamo stati un po' lì, semplicemente... Quindi se siamo ammalati, questa sì sarebbe colpa di Loris. Questa sì. Gli ho detto addirittura io, guarda che adesso ho due telefoni, gli ho dati tutti e due, così hanno fatto le dovute verifiche. Quindi hanno fatto una copia forense dei tuoi telefoni? Penso di sì che si chiami così. Però le mie sensazioni, ripeto, le tengo io. Sull'incidente di Giuliano e l'omicidio di Pierina?
Hanno esattamente, hanno collegato le due cose. Ti hanno chiesto di ripercorrere alcuni dei percorsi da loro ipotizzati? Non mi hanno chiesto di ripercorrere i miei, però se sapevo di percorsi di altri, però ripeto, anche qui si rimane alle sensazioni. Cioè, non voglio essere cattivo, perché a volte le sensazioni a livello mediatico vengono trasformate in cose certe, invece una mia sensazione non deve essere una cosa certa, è un'ipotesi e non deve condannare nessuno, per cui me la tengo per me. Va bene, abbiamo capito, hai cercato di incastrare di nuovo Luis. Ti hanno chiesto se avevi visto Luis tornare dal suo allenamento la mattina dell'incidente di Giuliano. No, io Luis l'avevo visto che partivano. Abbiamo preso tante cose, anche quello lì, sì. Da indiscrezioni che ci sono arrivate in queste ultime ore, l'aspetto che la procura voleva chiarire era legato a un accadimento il giorno dell'incidente di Giuliano, quindi non avrebbe nulla a che fare con la vicenda Pierina, quest'ultima sommaria informazioni, ma lui, siccome avrebbe riferito di aver visto Luis il giorno dell'incidente di Giuliano uscire in tuta dal garage di Via del Ciclamino, presumo che fosse questo l'oggetto, diciamo, di questo approfondimento di oggi per cristallizzare quel dato. Il dato oggettivo è che loro al funerale quel giorno non ci sono andati perché il funerale non c'era ed è ormai un dato acclarato. Quando glielo chiedono a lei, probabilmente lei ha un cattivo ricordo, visto che è già passato oltre un anno da quel funerale, che non era di una persona con cui Valeria era proprio così, diciamo, legata. Il passaggio infatti più peculiare è proprio questo, che lui descriverebbe Luis con un vestiario specifico. Questo, diciamo, ci è stato riferito, quindi vedremo poi se è la realtà, e su quell'aspetto parrebbe che la procura voglia avere la massima garanzia di affidabilità su quel dato, e quindi lui sia stato richiamato esclusivamente per questo. Indubbiamente è chiaro il disegno della procura, almeno a mio avviso, sia che i due eventi, cioè incidente Giuliano, omicidio Pierina, siano in qualche modo da ricondurre alla medesima mano, nonostante la stessa procura di Rimini al momento ha chiesto l'archiviazione per l'incidente di Giuliano. E attualmente, siccome la Saponi si è opposto, chiaramente ci sarà poi un'udienza GIP, no, per stabilire questa situazione. Io mi aspetto comunque che l'inchiesta sull'incidente possa essere riaperta, perché è chiaro che probabilmente oggi la procura ha un'idea diversa sotto questo profilo e sta cercando di vagliarla. Ma abbiamo anche noi informazioni di stampa, sì, su questo aspetto. Siamo anche noi molto curiosi di capire che tipo di approfondimenti verranno disposti, perché obiettivamente è una testimonianza particolare. Però c'è un passaggio che mi convince che potrebbe esserci qualcosa di interessante in questa testimonianza, perché sarebbe una testimonianza, cioè saremmo arrivati a questo soggetto derelato, cioè attraverso la testimonianza di altre persone che appartengono alla medesima comunità. E questo è un passaggio abbastanza particolare, insomma, perché sono persone, insomma, che sono molto rigide sul, certo, no, sul rispettare le regole e quant'altro, e sulla menzogna sono anche abbastanza, magari qualcuno qualche deroga la fa, però diciamo tendenzialmente sono molto rigidi su quell'aspetto lì, quindi ritengo che possa essere un'informazione che degna di essere approfondita. Un giudizio terribile, però sta personalità così, votata a far del male, nella storia di vita di Da Silva e precedenti penali non ve n'è. Ha subito esperienze sicuramente estreme, anche di violenze subite, certamente importanti, ma non vi è prova che abbia mai messo in atto condotte aggressive da quando è in Italia. Però va oltre, una decina di anni. Se io sono addestrato a combattere, ti spezzo il collo, non ti faccio dire neanche Giuliano non è mai stato un ostacolo, la Bianchi non l'ha mai considerato tale, cioè lei ha agito per mesi con estrema, diciamo, disponibilità nei confronti del Da Silva. Ha nutrito moltissimo questa relazione. Non mi pare che Giuliano, anche prima, diciamo, dell'incidente, sia mai stato un ostacolo alla prosecuzione di quella relazione. Pierina ha riferito in merito a una relazione extraconiugale agli anziani, in merito alla Bianchi. Non ha mai riferito di omicidio, tentati omicidi a carico del figlio Giuliano. Questa è una circostanza che non ha nessuna dignità dal punto di vista della affidabilità degli atti. Da Silva, di fatto, sostanzialmente, formalmente, è indagato dal 5 ottobre. La inchiesta sulla vicenda di Giuliano è stata sottoposta a richiesta di archiviazione assai più recentemente. Se la procura avesse avuto in qualche modo una fondata motivazione per ritenere collegati i due fatti, probabilmente oggi non staremmo in una situazione abbastanza strana, perché da una parte c'è una richiesta di archiviazione e dall'altra c'è una prosecuzione dell'inchiesta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.